Il gusto del Ticino è presentato da Federazione Ticinese Produttori di Latte. Una storia che dura da 100 anni. Banca Raiffeisen. Il nostro viaggio alla scoperta delle filiere del gusto si è concluso, non ci resta che scoprire i prodotti del territorio entrando nel negozio alle mie spalle, la vetrina che i produttori di latte hanno voluto aprire proprio nel cuore del piano di Magadino. L'avventura è iniziata un anno e mezzo fa, il 4 dicembre del 2014, con l'inaugurazione ufficiale di Gusto Ticino, il primo punto vendita del cantone interamente dedicato a tutta la gamma di prodotti nostrani. L'input è giunto da due membri del consiglio d'amministrazione della Fela, che hanno fatto tesoro dell'esperienza maturata nel loro viaggio oltre Gottardo all'estero, cercando in buona sostanza di riproporre un modello che altrove ha permesso di valorizzare al meglio il territorio e i suoi prodotti. Dall'entusiasmo di Altro che Fontana è partito tutto il progetto. In poco tempo sono riusciti ad avere Gusto Ticino come punto vendita di prodotti del territorio ticinese. Dal progetto alla realtà odierna, che accoglie sul piano di Magadino una vetrina dove diversi produttori possono mettere in mostra i numerosi prodotti della filiera del gusto, soprattutto, ma non solo, quelli legati alle aziende che fanno capo alla Federazione dei Produttori di Latte. Forse proprio il clou, il punto forte, è di avere concentrato in un unico punto tanti prodotti diversi del territorio. Si può andare dai formaggi alla salumeria, i cereali, i vini, le birre artigianali, i prodotti più diversi dall'aceto fatto in casa. Noi come produttori e fornitori abbiamo dalla signora che lo fa a titolo quasi casalingo, quasi privato, che fa una piccolissima produzione, fino a magari un produttore più grande. Qui per la prima volta, ma devo dire che ci piacciono molto i prodotti della regione. Stiamo guardando proprio ora i prodotti per vedere cosa comprare. I prodotti del Ticino che mi piacciono di più sono il risotto, naturalmente, tutto ciò che ha a che fare con la polenta, che è a base di castagna, e i vini, i deliziosi vini rossi del Ticino. Il Merlot, naturalmente, ma anche i vini giovani che migliorano continuamente. Oggi si trova più qualità che quantità. Piano piano i vini ticinesi stanno diventando tra i migliori. Abbiamo una parte della clientela, specialmente sul periodo estivo, che è turistica, di passaggio, che cerca il prodotto che non trova a casa sua. E poi abbiamo anche una clientela locale che per trovare il prodotto
che non deve andare a cercare il formaggio dell'Alpe sull'Alpe, il tal vino fino al nord o al sud del Ticino dal piccolo produttore, ma magari lo trova da noi. Noi abbiamo una selezione, non possiamo avere tutti i prodotti, ma cerchiamo di avere dei prodotti che abbiano anche un carattere proprio, dal piccolo produttore a quello un po' più grande. E la clientela locale, per esempio, apprezza molto il fatto che noi facciamo dei cesti anche con degli assortimenti di prodotti locali da portare, da regalare, e anche però chi viene ha bisogno di 100 grammi di affettato per la cena a sera. Quindi veramente molto disparata la clientela. Guarda, c'è 50 del crudo del Cavagna. Sì, e 2 scatolette. E 2, sì. Io sono agricoltore, adesso non ho più le bestie, però le conoscevo già. Ogni tanto vado nell'azienda a comprare qualcosa, vado nell'azienda e fanno la vendita diretta. Perché è inutile andare male in tanti grandi magazzini quando si hanno i prodotti vicino, che sanno come sono prodotti, no? Come sono fatti. Sì, quello è importante. Centinaio i fornitori, oltre 600 i prodotti sull'arco dell'anno, con un denominatore comune: essere tutti rigorosamente prodotti a chilometro zero. Salumi, formaggi, vini made in Ticino, che si possono pure degustare nell'annesso punto di ristoro, grazie alla sinergia creata tra vendita e ristorazione. Secondo me l'idea di unire negozio e bar-ristorante è un'ottima idea, soprattutto perché si può veramente collaborare e quello che magari il cliente trova chiuso in negozio che non può assaggiare può benissimo venire di qua, bere un bicchiere di vino, assaggiare il vino e assaggiare anche il piatto di affettato, per esempio, oppure di mozzarelle o quello che è del prodotto ticinese. È una cosa molto incentivante sia per me che per Alessandro del negozio. Vi abbiamo presentato le diverse filiere, i prodotti del territorio. Per chiudere vi lascio con alcune immagini che ripercorrono il viaggio che abbiamo fatto insieme al gusto del Ticino. Arrivederci.
Il gusto del Ticino è stato presentato da Federazione Ticinese Produttori di Latte, una storia che dura da 100 anni. Banca Raiffeisen.